Oggi parleremo di un libro importantissimo, un classico che molti conosceranno, forse tutti, che è Le Glorie di Maria, di Sant'Alfonso Maria de Liguori. È un libro che ha ispirato e fatto conoscere Maria Santissima a tantissime, tantissime, tantissime persone e generazioni di fedeli, senza tema di smentita e di sbagliare. Possiamo dire questa cosa. Abbiamo deciso noi del Cammino dei Tre Sentieri di presentare, parlare di questo libro non perché non si conosca, ma per poter aiutare magari chi ancora non dovesse averlo letto a incuriosirlo e permettergli magari di avere un piccolo spaccato di quello che questo libro porta. Anticipo subito che cercherò di stare come al solito in tempi brevi e che quindi l'amore e l'importanza di questo libro non mi permetteranno assolutamente di poter sintetizzarlo davvero, poter davvero insomma, parlare di tutto il libro. Quindi darò dei piccoli spunti, sempre con anche il metodo per quanto possibile di alcune citazioni per dare l'idea della bellezza del libro. Questo è un libro che non è soltanto importante perché forse è uno dei libri che più di tutti fa conoscere bene, benissimo Maria, la sua importanza, i suoi privilegi. Non è soltanto un libro fondamentale per la Mariologia e la devozione mariana, insieme anche al trattato della vera devozione di San Luigi Monfort. Ma è anche un libro molto bello, è un libro molto bello da leggere perché traspare, come lo stesso autore dice nelle pagine di introduzione, l'amore verso Maria Santissima. Traspare e si produce in pagine quasi poetiche, come solo alcuni scritti sanno fare. Questo è un libro che ha ormai tanti anni, è stato pubblicato nel 1750, ma ha una incubazione, se vogliamo dire così, un po' più lunga, perché già nel 1934 il santo napoletano aveva cominciato a scrivere. Io quel che vi posso subito dire è che Le Glorie di Maria in pratica riescono, scusatemi, anticipo che mi girerò nel tacco a leggere, quindi chiedo scusa se non sarò sempre in camera a guardare. In pratica ha una doppia efficacia ed è doppiamente proficuo questo libro perché sia come studio che come esercizio spirituale. Come studio perché, questo lo dice all'introduzione di una edizione un po' datata di questo libro, come studio perché ovviamente, come abbiamo già detto, fa conoscere Maria, ne fa apprezzare e approfondire tutti i privilegi, ma è anche l'esercizio spirituale perché, tant'è vero che è diventato un classico per molti istituti religiosi, per molti gruppi di meditazione, perché spinge alla meditazione appunto della vita, dei privilegi, dell'amore, della bontà, della bellezza, della santità, della purezza, dell'Immacolata Concezione di Maria e quindi porta anche alla preghiera. È un libro che insomma deve essere letto non tanto come una lettura continua. L'idea che è venuta a me nel leggerlo e rileggerlo è più quello di una meditazione, è quasi più da spezzare nei vari capitoli, leggerli, rileggerli, rileggerli 2 o 3 volte per ben mettere dentro di sé quel capitolo dice e meditarci sopra. È utilissimo perché insomma, è veramente molto incisivo nella spiegazione degli argomenti. Nel suo disegno, Sant'Alfonso dice in un'introduzione, si propose di condensare i risultati più salienti e più puri dei predecessori per assicurare il trionfo delle tesi mariane tradizionali. Infatti, questo libro è denso, pieno di citazioni
di santi, di autori, di tantissimi veramente libri che manifestano, semmai ce ne fosse stato il dubbio, la cultura di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Però non fu soltanto una sintesi, come dire, mettere insieme una serie di citazioni. È stato un lavoro fatto dal Santo Napoletano mirabile perché mette insieme le citazioni usandole nel momento giusto, in modo sapiente, per innanzitutto non far diventare pesante il libro e lo rende scorrevole, ma anche per essere il più efficace possibile. Quindi voi vi renderete conto nel leggere questo libro che l'autore mette quella citazione proprio in quel momento, proprio perché in quel momento del libro, del capitolo, del paragrafo, serve proprio quella citazione. Quindi possiamo dire che lui divide il libro in molte parti. Il libro cosa fa? Va a meditare, a approfondire, a spiegare la Salve Regina. Dopo la Salve Regina, lui mette tutta una serie di, nella seconda parte, tutta una serie di elementi che sono altrettanto importanti, sono 9 discorsi sulle principali feste della Madonna, sono delle riflessioni 7 sopra i dolori della Madonna, 10 paragrafi sulle sue virtù, ossequi da praticarsi in suo onore, e poi 89 esempi da scrittori, orazioni e canzoncine anche da poter sfruttare nella giornata per poter aumentare sempre più la devozione a Maria. Salve Regina, abbiamo detto che è forse quel che lui lo fa anche perché Salve Regina era, non, diciamo così, con un eufemismo non molto amato da una certa parte, no? Del mondo. Lui lo fa. E lo fa innanzitutto specificando attentamente nelle sue premesse che ha mantenuto che se dovesse aver usato termini che possono sembrare non comprensibili o strani o qualsiasi altra cosa, lui specifica di averlo fatto con l'intenzione di rimanere ancorato alla autentica integrale dottrina cattolica e spiega poi che lui parte sempre da Cristo unico mediatore, non negando mai questa verità, anche quando parla di Maria, mediatrice delle grazie, o usa il termine onnipotente per Maria. Spiega sempre questa differenza, quindi, fra Cristo unico mediatore e Maria, che è sempre comunque una creatura rispetto a Gesù che è Dio. In una delle introduzioni si legge: nessuno come lui aveva sinora capito il fascino eccezionale che possiede la Madonna per attirare efficacemente le anime a Cristo. Quindi lui cosa fa? Fa innanzitutto una supplica una supplica a Gesù Cristo e poi a Maria, per mettere sotto il loro manto, sotto la loro protezione, questo libricino, questo libro, chiedendone di poter, chiedendo la grazia che questo libro possa aiutare tutte le persone che lo leggono ad amare Gesù e Maria, e chiedendo poi però una ricompensa per questo suo lavoro. Quello che può sembrare ardito, chiedere una ricompensa, no? Così subito si comprende invece che è qualcosa che va ad aumentare, no? Una richiesta di aumento dell'amore verso Maria, perché lui dice che chiede a Maria di amarla sempre di più insieme a lei, insieme a Gesù. È un libro che è di attualità notevole. Pur pubblicato nel 1750, perché insomma lo dimostra
la letteratura che si è sviluppata intorno ad essa, a questo libro, lo dimostra lo dimostrano le tante iniziative di meditazione di questo libro, lo dimostrano tante altre, le tante letture e le tante pubblicazioni fatte, che dimostrano quindi che ci sono persone che continuano a leggerlo. Dopo la supplica, lui fa un avvertimento, proprio quello che ho specificato prima, di essere sempre all'interno, di volersi mantenere sempre all'interno della retta dottrina cattolica, e poi va a parlare proprio entra proprio nel merito del libro, quindi il Salve Regine. Quindi divide proprio i capitoli in varie parti, no? Quindi proprio quelli che sono il Salve Regina, quindi Salve Regina, Madre Misericordie, Vita, Dulcedo, Spes Nostra, Salve, sono tutti vari capitoli, paragrafi che fanno la prima parte. Come lui li sviluppa? Li sviluppa proprio parlando in maniera proprio specifica. Quindi adesso farò dei piccoli esempi per cercare di far capire come lui sviluppa la spiegazione della Salve Regina e anche la bellezza, perché parlo anche di bellezza del testo, oltre che importanza. Partiamo ad esempio dal capitolo iniziale, quindi Salve Regina, Mater Misericordia, Salve Regina, Madre di Misericordia. Lui dice quanto deve essere la nostra confidenza in Maria per essere lei Regina della Misericordia. Madre, perché spiega in questo capitolo perché Regina e perché di Madre di Misericordia. E lo fa, ovviamente, come ho detto prima, sempre con molte citazioni. Lui dice, ad esempio, che Regina dunque è Maria, ma sappia ognuno, per comune consolazione, che ella è una regina tutta dolce, clemente e inclinata al bene di noi miserabili. Perciò la Santa Chiesa vuole che noi la salutiamo in questa orazione e la chiamiamo Regina della Misericordia. Per questo, perché clemente, quindi dolce, e perché spiega inclinata al bene dei fedeli. Il nome stesso di Regina, come considera, ecco qui una citazione, un esempio di citazione, come considera il beato Alberto Magno, significa pietà e provvidenza verso i poveri, a differenza del nome imperatrice, che significa invece severità e rigore. Quindi si capisce già da sola con questa piccola citazione il suo modo di spiegare, il suo modo di entrare dentro questa preghiera così importante per il cattolico. Già soltanto questa differenziazione fra la regina che è clemente, che è dolce, significa pietà e provvidenza, dice il beato Alberto Magno, la differenza con imperatrice, che invece significa severità e rigore, spiega tanto, fa già capire, no? Debbono dunque i re, continua, principalmente impiegarsi nelle opere di misericordia, ma non talmente che si dimentichino di usare la giustizia verso i colpevoli, quando serve, quando si deve. E poi entra nel merito di Madre di Misericordia e dice: non così Maria, la quale, benché regina, nulla di meno non è regina della giustizia, intenta al castigo dei malfattori, ma regina della misericordia, intenta solo alla pietà e al perdono dei peccatori. E perciò la Chiesa vuole che espressamente la chiamiamo Regina di Misericordia. Salve, Regina, Madre di Misericordia. Poi si chiede quanto deve essere più grande la nostra confidenza in Maria, perché lei è nostra madre, non è solo nostra regina, è anche nostra madre, madre di misericordia. Quindi capite che ogni singola parola viene presa in considerazione, spiegata, approfondita, allargata dalle citazioni. E ci spiega, io continuerò a far citazioni proprio perché mi sembra il modo più efficace per rendere l'idea. Dice Sant'Alfonso: in due tempi, dunque Maria, come ci fanno sapere i santi padri, divenne nostra madre spirituale, e le spiega un po' quello che tutti un po' meno sappiamo, no? E dice: primieramente, quando meritò di concepire nel suo seno virginale il figlio di Dio, secondo quel che dice, qui cita sempre il beato Alberto Magno di prima, e più distintivamente,
San Bernardino da Siena ci avvisa che allora la Santissima Vergine all'Annunciazione dell'Angelo diede il consenso, che allorché la Santissima Vergine all'Annunciazione dell'Angelo diede il consenso che il Verbo Eterno da lei aspettava per farsi suo figlio, dice il santo Bernardino da Siena, che in dare questo consenso, sin da allora domandò a Dio con affetto immenso la nostra salute e che talmente si posa procurare la nostra salvezza che sin da allora ci portò nel suo seno come amorosissima madre. Quindi San Bernardino ci riporta San Bernardino da Siena che dice che Maria era nostra madre già nel momento stesso in cui ci fu il Fiat. Il secondo tempo poi in cui Maria ci generò alla grazia fu quando al Calvario offrì all'Eterno Padre con tanto dolore del suo cuore la vita del suo diletto figlio per la nostra salvezza. Onde attesta, qui Sant'Agostino viene citato, che allora, avendo ella operato col suo amore a ciò che i fedeli nascessero alla vita della grazia, divenne parimenti con ciò madre spirituale di tutti noi che siamo membri del nostro capo Gesù Cristo. Insomma, sono citazioni che fanno capire quel che volevo esprimere, ossia la pienezza di ogni singolo paragrafo. Uso il termine pienezza perché è pienamente la scrittura di Sant'Alfonso con questo metodo diventa pienamente efficace perché fa veramente capire in maniera chiara e perfetta e precisa quel che lui vuole dire. Poi ci sono veramente pezzi veramente molto belli, come quando lui spiega quanto amore ci porta Maria come nostra madre. Ogni capitolo ha alla sua fine un esempio, quindi di qualcosa che di qualche fatto accaduto, riportato da qualche santo, da qualcuno, insomma, qualche episodio raccontato, e una preghiera specifica per quel piccolo capitolo. Quindi, per il paragrafo Salve Regina, Madre di Misericordia, c'è una preghiera proprio specifica. Anche queste preghiere sono molto belle, sarebbero davvero da estrapolarle e usarle, se non quotidianamente, in determinate situazioni della propria vita. Per quanto riguarda l'amore che Maria porta a noi come madre, c'è questo esempio che è molto bello, no? Si narra presso il padre Auriemma che una povera pastorella che guardava gli armenti amava tanto Maria che tutta la sua delizia era andarsene in una cappelletta di Nostra Signora che stava nella montagna e ivi ritirarsi mentre pascevano le pecorelle a parlare e a fare onore alla sua cara madre. Racconta di questa piccola pastorella che va mentre il gregge Pasqua in questa chiesetta e fa ogni volta una corona di fiori all'immagine della Madonna dicendo: cara madre, io ti vorrei offrire gemme preziose e oro, ma solo questo posso fare perché sono povera. E questa poi, questa bimba, questa pastorella purtroppo si ammala di un male gravissimo e succede quello che poi l'autore va a raccontare. In pratica lui dice: ma vediamo come ora la buona madre all'incontro rimunerò le visite e l'affetto di questa figlia. Parla di questi due religiosi che insomma in viaggio si fermano per riposare e sia l'uno che dormiva che l'altro che vegliava videro una visione di queste donzelle bellissime, di cui una particolarmente bella, e chiesero a questa signora chi era. Lei disse: sono la Vergine Maria e sto andando, dice, sono la madre di Dio che con queste sante vergini andiamo a visitare nella vicina villa una pastorella moribonda. E loro vogliono andare a vedere, arrivano, trovano la casa, vedono questa pastorella con Maria vicino che le ha portato questa corona, come lei portava la corona di fiori alla sua immagine, e la pastorella purtroppo manca, muore, ma muore fra le braccia della Vergine Maria. Quindi una morte bellissima, no? Morire tra le braccia di Maria. Ci sono esempi insomma, di ogni tipo, non sempre uguali, ovviamente vita dulcedo, quindi vita e vita dulcedo, l'autore anche qui
insomma, è chiarissimo. Prima di questo paragrafo aveva parlato anche parla anche di Maria che è madre anche dei peccatori pentiti, non è soltanto madre di coloro che sono in stato di grazia. E poi vita dulcedo. Maria è la nostra vita, dice perché ella ci ottiene il perdono dei peccati. Per bene intendere la ragione per cui la Santa Chiesa ci fa chiamare Maria, la nostra vita, bisogna sapere che lei, portandoci le grazie e aiutandoci a stare in stato di grazia, insomma, ci porta la vita, no? E poi Maria è ancora la nostra vita perché ci tiene la perseveranza, quindi ci aiuta a resistere alle tentazioni. Maria è anche dulcedo perché è la dolce morte quando qualcuno si aggrappa a lei, no? Noi abbiamo ad esempio l'esempio della devozione delle tre Ave Maria in cui chiediamo che lei ci protegga nella vita e nella morte. Spesso è nostra salve, speranza. Speranza nostra, Maria è la speranza di tutti, spiega nel paragrafo Sant'Alfonso. Gli eretici moderni, dice, non possono sopportare che noi salutiamo e chiamiamo Maria speranza nostra, spesso nostra salve. Dicono che solo Dio è la speranza nostra e che Dio maledice chi mette la sua speranza nella creatura. Maria, esclamano, è creatura, è come una creatura ad essere la speranza nostra. Qui siamo un po' come sempre nella spiegazione che aveva dato all'inizio, dove lui spiegava che comunque non spiegava la differenza fra Dio e le creature e questo concetto, però qui lo spiega ancora di più. Questo dicono gli eretici, dice lui. Ma ciò nonostante, la Santa Chiesa vuole che ogni giorno tutti gli ecclesiastici e tutti i religiosi alzino la voce e da parte di tutti i fedeli invochino e chiamino Maria con questo dolce nome di speranza nostra, speranza di tutti. E poi cita San Tommaso l'Angelico, dove dice che in quei due modi noi possiamo mettere la speranza in una persona, come cagion principale e cagion di mezzo. Quindi parla del re. Però il re, quelli che del re sperano qualche grazia, la sperano dal re come signore, la sperano dal suo ministro e favorito come intercessore. Se esce la grazia principalmente viene dal re, ma viene per mezzo del suo favorito. E quindi il re del cielo, perché bontà infinita, Dio, sommamente desidera di arricchirci delle sue grazie, ma perché dalla parte nostra è necessaria la confidenza per accrescere in più. In noi questa confidenza c'è da un'altra madre e per avvocata la stessa sua madre, a cui ha dato tutta la potenza di aiutarci. Insomma, spiega perché si può parlare di Maria come speranza nostra, non significando questo voler togliere qualcosa a Dio o peggio, innalzare una creatura a pari di Dio. Maria è la speranza dei peccatori, perché è la speranza dei peccatori, perché è colei che più di tutte può far sì che una persona si penta e si salvi anche da condizioni difficilissime in cui sono ostinatamente queste persone attaccate al peccato. Qui, per esempio, c'è una frase molto bella dove lui fa un paragone, dove l'autore fa un paragone molto bello, che è comunque anche usato altre volte, come ad esempio nel Sacro Manto. Però dice: dopo che Dio creò la terra, creò due luminari. Uno maggiore e l'altro minore, cioè il sole a ciò che illuminasse di giorno e la luna a ciò che illuminasse di notte. Il sole, qui cita un cardinale, fu figura di Gesù Cristo, la cui luce godono i giusti che vivono nel giorno della divina grazia. È un paragone con ovviamente lo stato di grazia e altro, no? La luna fu figura di Maria, per cui mezzo sono illuminati i peccatori che vivono nella notte del peccato, quindi la luna è la luce che illumina la notte, Maria è la luce fortissima, ovviamente le proporzioni, ci vogliono le giuste proporzioni, perché Maria è una luce molto forte, che illumina la notte del peccato all'interno dei peccatori. È un paragone bellissimo. Uno dei titoli, insiste, con cui la Chiesa ci fa ricorrere la Divina Madre e che maggiormente rincuora i poveri peccatori, è il titolo di rifugio dei peccatori, con cui la invochiamo anche nelle litanie. Qui c'è anche l'esempio un altro esempio bellissimo da leggere, come Maria
richiama allo stato di grazia una persona che sembrava essersi persa, semplicemente come quando questa persona, passando in un corridoio con l'immagine della Santa Vergine, da questa immagine Maria gli dice: perché mi stai abbandonando, perché mi stai lasciando? Solo queste parole fanno sì che la luna illumini la notte di questo peccatore. A te clamamus exules filii Eve, a te ricorriamo noi sui figli di Eva. Maria, e quindi qui l'autore che fa? Va a spiegare quanto Maria è pronta e sollecita nell'aiutare chi la invoca. E qui è anche un'altra frase che a me piace molto, che dice: poveri noi, dice l'autore, dice Santo Napolitano, essendo poveri noi, che essendo figli dell'infelice Eva e perciò rei con Dio della stessa sua colpa e alla medesima pena condannati, andiamo raminghi per questa valle di lacrime, esuli dalla nostra patria, piangendo afflitti da tanti dolori del corpo e dello spirito. Ma beato chi tra queste miserie spesso si volge alla consolatrice del mondo, al rifugio dei miseri, alla gran madre di Dio, e divoto la chiama e la prega. Beato, dice Maria, che ascolta i miei consigli e non lascia di assistere continuamente d'accanto alle porte della mia misericordia, invocando la mia intercessione e soccorso. Dopo questa frase, penso che chiunque sarà spinto a invocare ancora di più la madre di quanto già magari faccia. E poi si sofferma ancora su un altro aspetto: quanto è potente Maria nella difesa di chi la invoca nelle tentazioni del demonio. Dice l'autore, io chiedo scusa se continuo con le citazioni, ma ripeto, mi sembra l'unico modo, il modo più efficace per poter far capire sia il metodo usato dall'autore, sia il metodo in cui usa le citazioni, ma sia anche l'efficacia e cosa riporta il libro. Dice, per quanto riguarda la potenza e il potere di Maria nella difesa di chi la invoca di fronte alle tentazioni del demonio: non solo Maria Santissima è regina del cielo e dei santi, ma ben anche dell'inferno e dei demoni, per averli ella valorosamente sconfitti con le sue virtù. Già sin dal principio del mondo predisse Dio al serpente infernale la vittoria e l'impero che avrebbe ottenuto sopra di lui la nostra regina, perché annunziò che sarebbe venuta al mondo una donna alla quale l'avrebbe vinto. E poi dice: oh, quanto tremano di Maria, quanto tremano di Maria e del suo gran nome i demoni dell'inferno. Dice San Bonaventura: oh, quanto è tremenda Maria per i demoni. Il santo San Bonaventura, quindi qui c'è una citazione di San Bonaventura, paragona questi nemici a quelli di cui parla Giobbe e dice che i ladri nelle tenebre vanno a rubare le case, ma se appare qui l'aurora, fuggono come se a loro apparisse l'immagine della morte. Ancora una volta c'è un uso del paragone di Maria con la luce che illumina i peccatori e scaccia via il peccato, così come la luce dell'aurora e del giorno manda via la notte. Così appunto, dice insiste San Bonaventura, che i demoni entrano nell'anima in tempo che l'anima sta oscurata dall'ignoranza, ma poi soggiunge sempre il San Bonaventura: subito che l'anima, che nell'anima viene la grazia e la misericordia di Maria, questa bella aurora scaccia le tenebre e mette in fuga i nemici infernali da quella come dalla morte. Oh, esclama l'autore, beato chi sempre nelle battaglie con l'inferno invoca il bel nome di Maria. Oh, beato chi sempre nelle battaglie con l'inferno invoca il bel nome di Maria. Un esempio della forza di Maria l'avevamo anche, ad esempio, da quel che veniva raccontato Lourdes, quando la santa racconta che in una delle apparizioni c'era una torma di diavoli che infastidiva con urla, rumori bruttissimi, mentre insomma era lì in ginocchio, e bastato uno sguardo anche serafico di sfuggita di Maria, e che i demoni sono fuggiti, come si dice, a rotta di collo, a dimostrazione della potenza di Maria anche con loro. Come fa una persona che legge questa frase,
questa parte a non essere invitato da Sant'Alfonso Maria de Liguori a credere sempre più e quindi ad affidarsi sempre più alla Santissima Vergine o a arrivare a crederci a questo potere di Maria. Alla fine di questo libro, quindi abbiamo, adesso io insomma vado a conclusione perché sto dentro il tempo che mi prefiguravo di tenervi impegnati, però voglio fare insomma le solite conclusioni che faccio alla fine di ogni presentazione di un libro, ossia innanzitutto va bene, c'è tutta un'altra serie di insomma il libro è anche bello corposo, quindi è chiaro che io ho soltanto dato dei passi qui e là per cercare di incuriosirvi. Ci sono tutta una serie di preghiere, altre citazioni, c'è una meditazione sui dolori e sulle virtù di Maria, bellissimo anche quello, perché fa veramente comprendere tantissimo anche della vita stessa di Maria, di cui non conosciamo tantissimo, ma insomma è molto molto efficace anche lì. La conclusione è perché leggere questo libro? Cosa ci dà questo libro? Perché leggere questo libro? Perché banalmente ci fa amare Maria. Quello che ha fatto con tante generazioni da quando questo libro è stato pubblicato la prima volta lo farà, si spera, credo, sono sicuro, anche con chi lo leggerà per la prima volta. Serve perché non solo fa amare Maria, che è la cosa più importante, ma la fa conoscere, e la fa conoscere anche bene. Può sembrare strano, magari, che una forma, un libro fatto con questa forma qui, che a volte tende quasi alla meditazione, possa essere anche un libro che approfondisce bene la conoscenza di tutto, ma invece non è così. È un libro che è particolare, non si può dire un libro, è un manuale o è un libro di meditazione, è tutto. Quindi, con questa forza che ha, porta all'amore di Maria, ma porta anche alla sua conoscenza. Non si può amare qualcosa che non si conosce. Il santo Napoletano lo sapeva benissimo, e quindi ci porta a quello. Quindi, leggerlo perché? Perché porta all'amore di Maria e alla sua conoscenza, e più lo si rilegge, più quest'amore si rafforza. Cosa ci dà? Allora, come sempre, cerco di dare la mia esperienza personale, che ovviamente è poco e magari non conta nulla, però è quello che posso raccontare. La prima lettura di questo libro mi ha portato appunto a schiudere il cuore definitivamente all'amore di questa nostra madre grandissima. E poi nel rileggerlo a volte proprio come forma di meditazione, a volte anche come forma di studio per andare ad approfittare di Sant'Alfonso, se così si può dire, per cercare di riportare bene qualche concetto che volevo scrivere o dire a qualcuno. Nel rileggerlo sia così a pezzi, determinate parti o tutto, mi ha dato una sensazione di ancor più calore al mio interno. In più, quando ho letto questo libro, difficilmente sarò in difficoltà nel difendere i privilegi, le glorie e le verità su Maria, perché qui c'è tutto. Quindi io spero di essere stato utile, spero di non aver tediato troppo voi che siete qui con me in questo momento e chi ci ascolterà dopo con troppe citazioni. Sono sempre aperto, siamo sempre aperti nel Cammino dei Tre Sentieri a quelli che i giovani di oggi chiamano dei feedback, quindi delle considerazioni, dei pensieri, anche meditazioni che vengono fuori da questo libro. Vi ringrazio per essere stati con noi e di averci ascoltati, avermi ascoltato. Vi aspetto nei prossimi appuntamenti con il Cammino dei Tre Sentieri che verranno puntualmente ricordati sui vari canali e vi auguro una buona serata.